Buongiorno a tutti, benvenuti al 21° incontro del Mangiagalli Journal Club. Oggi parleremo della classificazione delle indicazioni al taglio cesareo. Ce ne parleranno la dottoressa Piera Ricciardi e la dottoressa Alice Ferretti dell'Università degli Studi di Parma. Quando con il professor Cellini abbiamo pensato a questo programma, ho ritenuto fosse interessante introdurre questo argomento, in realtà innovativo, perché nonostante il fatto che il taglio cesareo sia la procedura chirurgica più comune al mondo, non gode di una classificazione per quanto riguarda le indicazioni. E quindi ciascun centro, per quanto riguarda le indicazioni, le elabora più o meno come vuole. Questo, come si sa, in clinica impedisce il confronto, impedisce la riflessione sulle indicazioni stesse, la prevalenza, eccetera. Quindi non è un caso che Robson, che avendo inizialmente pensato a fornire e a produrre una classificazione non già delle indicazioni, ma delle categorie di gestanti alle quali viene proposto e risolto il parto con la nascita addominale chirurgica, abbia utilizzato questa esperienza per proporre uno studio che consideri a monte di questo le indicazioni. E questa volta, anziché avere delle super esperti come abbiamo di solito al Donald Club, abbiamo due colleghe, due specializzande, hanno passato alcuni mesi, mi pare di capire, a Dublino, da Robson, e quindi hanno assieme, come dire, la freschezza della visione di un argomento per voi non nuovo quanto per noi, abbiamo più anni insieme alla vostra giovane età, e quindi penso sia anche un'occasione di capire come il lavoro in centri di qualità, che fa parte potenzialmente del percorso formativo degli specializzanti, possa essere importante e utile per portare esperienza, cultura diversa dentro il nostro mondo. Quindi non vado oltre, vi do la parola. È una presentazione ovviamente anche interattiva, per cui nel caso ci fermiamo perché ok? Le due colleghe vengono da Parma, dove lavora la professoressa Frusca, che tutti, sicuramente molti di voi conoscono, è una sede storica dell'ostetricia italiana, e Tiziana sta facendo molto bene. Grazie, io sono la dottoressa Ricciardi Piera e insieme alla mia collega che è la dottoressa Ferretti sono iscritta al quinto anno della scuola di specialità dell'Università di Parma diretta dalla professoressa Frusca che porta i suoi saluti. Quindi. Allora, passiamo direttamente al vivo della nostra chiacchierata pomeridiana, parleremo della classificazione delle indicazioni al taglio cesareo. Sicuramente il primo punto da andare a considerare è che sappiamo benissimo come l'intervento taglio cesareo sia un intervento che sta notevolmente aumentando nel numero sia a livello locale, nazionale, ma soprattutto anche a livello internazionale. Però parlare di un tasso di taglio cesareo come valore univoco è fondamentalmente un argomento ancora di dibattito, anche perché sia la World Health Organization sia anche altre strutture internazionali cercano di dare un valore assoluto, un numero assoluto per l'indicazione al taglio cesareo, però sostanzialmente dobbiamo considerare che il cesareo rappresenta solamente uno dei fattori che determinano la qualità di una unità ostetrica di una sala parto. Pertanto, come anche ci insegna Robson, di cui appunto vi proponiamo alcuni lavori, non è tanto importante avere un basso o un alto tasso di tagli cesari quanto quel tasso di cesari sia appropriato o no, considerando tutte le informazioni relative in base all'outcome materno neonatale e alle caratteristiche epidemiologiche. Per cui l'obiettivo per le figure professionali è sicuramente quello di sviluppare quello che Robson definisce un quality program, quindi un programma di qualità basato fondamentalmente sull'audit dei propri dati di sala parto e finalizzato a valutare il management e quindi le strategie effettive da mettere in moto per raggiungere nella specifica unità di sala parto l'appropriato tasso di tagli cesari.
Come sappiamo, già dagli studi iniziali, nel 1985 a Fortaleza la World Health Organization aveva detto che il massimo tasso di tali cesari previsto doveva essere tra il 10 e il 15%, questo poi nel tempo si è andato a stravolgere, ma sicuramente il problema fondamentale è quello di non avere una classificazione che sia semplice e soprattutto standardizzata da poter utilizzare ovunque, sia a livello locale che internazionale. E chi fa da mentore che ha appunto come obiettivo il raggiungimento di una classificazione standardizzata è sicuramente la World Health Organization, che ha proposto in questa review un'analisi delle più frequenti classificazioni per i tagli cesari e ha concluso che la classificazione basata sulle caratteristiche della popolazione che afferisce in sala parto e in particolare la classificazione di Robson si trova nella migliore posizione per far fronte ai problemi locali e internazionali di avere una classificazione standardizzata. Ed è per questo che nasce la classificazione di Robson, proposta appunto dal professor Robson, che è il Master National Maternity Hospital di Dublino, che è anche conosciuta come sistema di classificazione a 10 gruppi. Questa è una classificazione che noi possiamo definire semplice, standardizzata e in particolare mutualmente esclusiva e totalmente inclusiva. Questo vuol dire che non è una classificazione finalizzata esclusivamente a vedere il numero dei tagli cesari, ma una classificazione che inserisce nei suoi 10 gruppi tutte le donne che afferiscono nella nostra sala parto, nella specifica sala parto per partorire, e le categorizza secondo 4 parametri, che sono la precedente storia ostetrica, quindi se una donna è nullita. Questa è la classificazione di base, quindi precedente storia ostetrica, la categoria della gravidanza, l'andamento del travaglio, che può essere appunto spontaneo, indotto, o fare un cesareo prima dell'insorgenza del travaglio, e l'epoca gestazionale. Quindi combinando questi 4 parametri, ciascuna donna che afferisce nella sala parto viene inserita in uno ed uno solo di questi gruppi e appartiene comunque appunto ad uno solo di questi gruppi. E da questo nasce quindi la classificazione in 10 gruppi, di cui noi vi portiamo il nostro esempio da Parma. Questo è quanto abbiamo prodotto nel 2018, il 23% di tagli cesari, e fondamentalmente possiamo dire che è un sistema abbastanza semplice, perché abbiamo le risorse, abbiamo comunque il personale e lo staff che si occupa di sala parto e che quindi si può dedicare ad una attenta raccolta, e possiamo anche fieramente dire che siamo contenti di questi dati, sia per la qualità, perché sono stati comunque raccolti correttamente, sia perché seguono quelli che sono i valori di riferimento proposti sia dalla World Health Organization e anche dallo stesso Robson, e che sono diciamo per i quali possiamo dire che siamo fondamentalmente in linea con quanto proposto da queste maggiori società. Quindi questo è il primo passaggio, il 10 Group Classification System viene considerato come lo starting point per andare poi ad analizzare cosa succede all'interno della sala parto stessa. E come dicevamo è un sistema abbastanza semplice, quindi il concetto di raccogliere il numero dei tagli cesari è fondamentalmente una problematica facilmente risolvibile. Il problema nasce nel momento in cui andiamo a voler classificare questi cesari in base alle indicazioni, perché abbiamo numerose indicazioni, abbiamo molte volte una situazione che prevede un overlap, quindi è possibile per esempio che in una situazione abbiamo un cesareo fatto per fallimento dell'induzione con alterazioni del tracciato, quindi non c'è una situazione che possa essere standardizzata e semplice e anche che trovi accordo all'interno di tutta l'equipe. Ed è per questo che Robson ci propone questo nuovo sistema di classificazione delle indicazioni ai tagli cesari, che ha il pregio di essere semplice, facilmente riproducibile, soprattutto standardizzato, che quindi accomuni tutte le idee comunque presenti all'interno dello staff, e soprattutto che potrebbe essere utilizzato come mezzo per ottimizzare il management del travaglio di parto. Per cui il primo passaggio, la prima distinzione che deve essere fatta
e sicuramente nel timing del momento in cui il cesareo viene effettuato. Quindi il cesareo potrà essere effettuato prima dell'insorgenza del travaglio, e questo può essere fatto per ragioni fetali, materne o per no medical indication, ma soprattutto il cesareo su cui poi si dovrà andare ad intervenire per valutare lo specifico, il nostro outcome e il nostro management, è il cesareo che viene effettuato durante il travaglio di parto. Il travaglio di parto può avere insorgenza spontanea o può essere un travaglio di parto indotto, ed è su questa categoria, sui tagli cesari effettuati in travaglio, che andiamo adesso a proporre quello che insomma Robson ci ha proposto, per il quale stiamo comunque proponendo anche diversi studi e diversi lavori. Allora, abbiamo anche fatto giusto due o tre copie dell'articolo in cui potete vedere questo schema, che di primo acchito sembra molto dispersivo, però con calma andiamo ad analizzare. Dunque, la cosa fondamentale che nel momento in cui ci approcciamo ad assistere a un travaglio, quindi che qualsiasi figura ostetrica ha come obiettivo una volta che entra in sala parto, è sicuramente assicurare il benessere fetale e favorire un'adeguata progressione del travaglio di parto. Ed è per questo che le prime ed uniche, è logico che le due indicazioni per cui i cesari vengono eseguiti in travaglio sono una situazione in cui non si raggiunge il benessere fetale, quindi parleremo di fetal reason, lo vedete qui, o una situazione in cui il travaglio non progredisce adeguatamente, e parleremo di una situazione di distocia. Quindi queste sono i primi due punti fondamentali per classificare i cesari in travaglio di parto: ragione fetale è una situazione che viene definita distocia. Ora, quello che Robson e appunto questa classificazione premono sottolineare è il fatto che non viene giudicato, non viene fatta una classificazione in base a come viene gestita la distocia in travaglio di parto, perché ciascuna unità operativa, ciascuna sala parto può avere uno specifico management per gestire la sala parto, per cui per distocia, indipendentemente dal protocollo di gestione del travaglio, viene inteso un cesareo fatto per una inadeguata progressione del travaglio. Questa situazione può essere dovuta a due condizioni: una condizione che viene definita di inefficient uterine action, cioè una situazione in cui non si assiste ad un'adeguata progressione del travaglio perché non c'è un'adeguata attività contrattile, e quindi il travaglio progredisce lentamente. Sul nostro partogramma possiamo vedere un andamento lento della linea di progressione del travaglio, e una situazione in cui invece il travaglio progredisce adeguatamente fino ad un certo punto in cui appunto stoppa nella progressione, e quindi è una situazione in cui abbiamo raggiunto una attività uterina contrattile efficace fino ad un certo punto in cui il travaglio non progredisce più. Per cui un cesareo può essere fatto per una situazione di distocia, inefficient uterine action o efficient uterine action, e a partire da queste due condizioni avremo delle sottoclassificazioni che andiamo a vedere nello specifico. Inefficient uterine action, cosa succede? Ci troviamo in una situazione di inadeguata progressione del travaglio, che definiremo distocia. Vado a correggere questa situazione di inadeguata progressione del travaglio mettendo appunto l'ossitocina, però nonostante l'utilizzo dell'ossitocina non garantisco un'adeguata progressione del travaglio, quindi parleremo di inefficient uterine action, e questo può essere dovuto a quattro situazioni. Una situazione di poor response, che vuol dire questo? Vuol dire che nonostante io somministri ossitocina e raggiunga la massima dose di ossitocina prevista per il mio specifico protocollo, il travaglio continua a progredire lentamente, per cui il cesareo che andremo a fare sarà un cesareo fatto per distocia, cioè fallimento nella progressione del travaglio, da inefficient uterine action, cioè da attività uterina inefficace, poor response. L'altra situazione che si può verificare è una situazione in cui non acquisisco nella mia progressione del travaglio un'adeguata attività contrattile,
nonostante l'utilizzo dell'ossitocina, perché non posso andare avanti con l'ossitocina in quanto l'utero risponde, sovrarisponde, quindi farò un cesareo per distocia, inefficient uterine action, inability to treat over contracting, che è la seconda categoria che potete vedere nello schema. La terza categoria invece è la situazione in cui il travaglio progredisce lentamente, quindi farò un cesareo per distocia, inefficient uterine action, ma non posso andare avanti con l'ossitocina, quindi non posso favorire la progressione del travaglio perché è il feto stesso che non sopporta l'ossitocina, quindi farò un cesareo per inability to treat fetal intolerance. E l'altra categoria è definita inefficient uterine action, no oxytocin given, che è una situazione in cui non posso andare a somministrare l'ossitocina o non posso andare avanti con l'ossitocina perché ci sono delle condizioni che non mi permettono di somministrarla. Per esempio, io sono stata a Dublino, e Dublino hanno, come alcuni sanno, hanno come protocollo l'active management of labor, e per quanto riguarda le pazienti precesarizzate non utilizzano metodi di induzione se non la miorexi, e non utilizzano l'ossitocina, per cui se dopo la miorexi, dopo un determinato numero di ore, la donna non è andata in travaglio, non mettono l'ossitocina, fanno direttamente un cesareo, e questo cesareo appunto viene definito per distocia inefficient uterine action, no oxytocin given. Oppure un'altra situazione potrebbe essere una presentazione di fronte o una presentazione di faccia. Quindi questa è la situazione in cui il travaglio progredisce lentamente perché non si ottiene un'adeguata attività uterina. L'altra situazione invece è la situazione in cui, anche grazie all'aiuto dell'ossitocina, io progredisco nel travaglio, cioè il mio travaglio progredisce in modo adeguato, quindi ho un'attività uterina efficace fino ad un certo punto in cui questo travaglio non progredisce più. Per cui sostanzialmente viene definita come distocia efficient uterine action, cephalopelvic disproportion, e quindi questo è il primo momento in cui definiamo il concetto di sproporzione cefalopelvica, che è quindi un concetto di esclusione che viene diagnosticato esclusivamente in travaglio. Per cui, in altra categoria, efficient uterine action, cephalopelvic disproportion. L'ultima categoria è il concetto di persistent palposition, ossia una volta che ho visto un'adeguata progressione nel mio travaglio, quindi ho un efficient uterine action, sostanzialmente il travaglio ad un certo punto si stoppa e, esclusa una sproporzione cefalopelvica, diagnostico una persistent malposition, che può essere un occipite posteriore, un occipite trasverso, e il motivo per cui faccio il cesareo è una distocia efficient uterine action persistent malposition. Ok, queste sono le varie categorie di indicazione al taglio cesareo che ci propone Robson. Allora, fondamentalmente può sembrare una cosa spesso non facilmente, insomma, apprezzabile o comunque anche difficile da capire, e non nego che anche noi ci stiamo rodando per cercare di fare al meglio, diciamo, di utilizzare al meglio questa nuova classificazione. E, abbiamo portato anche alcuni casi, come abbiamo detto, il pregio della classificazione, quindi anche di non andare a giudicare il management di come si gestisce un travaglio, quanto appunto di andare a fare una classificazione che possa essere quanto più standardizzata possibile. Allora, ci troviamo in una situazione di travaglio spontaneo, la signora sui 6 cm sbagliato lì 4 cm è in sala parto, quindi alle 9 si applica l'elettrodo interno per cercare di migliorare la registrazione del battito, e quindi questo è il tracciato che si evince dopo l'applicazione dell'elettrodo interno. Il tracciato continua in questo modo, quindi le decelerazioni diventano sempre più frequenti, con variabilità ridotta all'interno delle decelerazioni, anche con lenta risalita fino alla linea di base che sembra il 160 battiti per minuto, quindi una linea di base che continua ad aumentare. Quindi dalle 9 siamo alle 11:10, alle 11:30 si decide per taglio cesareo. Quindi è una signora che è in travaglio spontaneo, è una prima gravidanza
e si decide in travaglio spontaneo, quindi non ha l'ossitocina, e l'indicazione che abbiamo dato per il cesareo è fetal reason, no oxytocin. Lo possiamo anche comunque considerare anche in base al valore del pH che vediamo poi sul sangue cordonale. Quindi, indipendentemente dal management, si poteva fare prima, si poteva fare dopo, sostanzialmente questo cesareo viene classificato come cesareo in travaglio per ragione fetale, indipendentemente dall'utilizzo di l'ossitocina. Altro caso, un caso di una nullipara in travaglio indotto, viene indotta per una rottura spontanea delle membrane. Noi solitamente usiamo il misoprostolo orale, e si prosegue l'induzione la mattina. La signora era sui 3-4 cm alle ore 9, e alle ore 21:40 di sera la paziente è ancora sui 4 cm. Alla destra potete notare l'andamento dello schema dell'ossitocina. La nostra massima dose è 96 ml l'ora, per cui dopo 5 ore dalle 21:40, che sostanzialmente è quello che prevede il nostro protocollo di visitare più o meno dopo 4 ore, abbiamo deciso per il cesareo, quindi sono 17 ore dall'inizio dell'ossitocina. È un cesareo che appunto definiremmo per fallimento dell'induzione, l'abbiamo definito come distocia, inefficient uterine action, perché non abbiamo ottenuto una adeguata attività contrattile, pull response, perché abbiamo raggiunto la massima dose di ossitocina prevista dal nostro protocollo. Altro caso, sempre una situazione di induzione. La signora appunto viene indotta per età materna, alle 7, alle 8 inizia l'ossitocina, dopo 4 ore la rottura del sacco, dopo 2 ore si rivisita la paziente e si reperta arto fetale alla visita ostetrica. Lo schema dell'ossitocina vede che non ha, ci fa vedere che non abbiamo aumentato il dosaggio di ossitocina fino alla massima dose, perché non lo potevamo aumentare in quanto non possiamo andare avanti con il travaglio, e abbiamo fatto appunto un cesareo per inefficient uterine action, no oxytocin. L'ultimo caso è un caso di appunto di un travaglio spontaneo in cui la paziente durante la notte è sui 5-6 cm. Dopo 3 ore il reperto è ancora invariato, per cui si cerca di correggere questa attività uterina con una augmentation con ossitocina fino a portare la donna a dilatazione completa alle 11:15. La paziente inizia a spingere alle 12:30, quindi dopo un'ora e un quarto di fase di latenza del secondo stadio. Dopo 2 ore viene visitata, è una paziente, una prima gravidanza in analgesia epidurale, quindi dal nostro protocollo noi diamo anche un'ora in più, quindi nelle donne nullipare facciamo solitamente spingere 3 ore in analgesia epidurale, per cui alla rivalutazione dopo un'ora il reperto è invariato, non si era vista progressione nella parte presentata, abbiamo deciso di fare un cesareo nel secondo stadio e l'abbiamo classificato come distocia efficient uterine action, cefalopelvic disproportion, e questo anche lo possiamo comunque vedere da un bimbo che nasce al centesimo centile. In questo caso perché? Perché comunque abbiamo raggiunto un'attività uterina efficace che ci ha portato la donna comunque a dilatazione completa, però sostanzialmente a un certo punto questo travaglio si è bloccato nel secondo stadio, e il motivo in questo caso era una sproporzione cefalopelvica. Pertanto, diciamo, a partire da questa classificazione abbiamo deciso di intraprendere comunque degli studi per capire cosa ci fosse anche all'interno della nostra unità, quali fossero le maggiori indicazioni o se ci fossero dei fattori che possono influenzare un'indicazione piuttosto di un'altra. E questo è sostanzialmente il mio progetto, e per cui con l'obiettivo di favorire l'analisi, l'audit e il confronto all'interno dello stesso setting, cioè della stessa unità, ma anche per favorire il confronto con unità differenti, ma soprattutto per valutare il nostro management all'interno del nostro punto nascita, per identificare dei punti deboli e dei punti di forza con la finalità di ottimizzarci nell'assistenza al travaglio. Per cui si tratta di uno studio retrospettivo osservazionale in un periodo di 18 mesi che analizza tutti i casi di taglio cesareo eseguito in travaglio di parto.
Il punto di partenza, come dicevamo prima, è sempre la classificazione 10 gruppi di Robson. Successivamente abbiamo identificato i tagli cesari effettuati in travaglio e li abbiamo classificati secondo le nuove indicazioni proposte da Robson che abbiamo appena discusso. Abbiamo escluso i gruppi di Robson che prevedono dei cesari non in travaglio, quindi dei cesari elettivi o fuori dal travaglio, le gravidanze multiple pretermine, le situazioni e presentazioni fetali anomale, e abbiamo inserito solamente i gruppi in cui possiamo trovare delle gravide candidate a un parto vaginale, un taglio cesareo effettuato in travaglio di parto, gravidanza a termine e gravidanze singole. Per quanto riguarda il gruppo 5, l'abbiamo sottoclassificato in 5A, 5B e 5C. Il 5A è il gruppo delle pazienti precesarizzate in travaglio spontaneo, il 5B è il gruppo delle pazienti precesarizzate in travaglio indotto, il 5C invece è il gruppo delle pazienti precesarizzate che fa un cesareo fuori dal travaglio, quindi fa parte della popolazione esclusa. Allora, per quanto riguarda il primo punto di passaggio, quindi questa è la classificazione a gruppi di Robson per la nostra popolazione su 18 mesi, 23,1% di tagli cesari. Il tipo di popolazione è fondamentalmente in linea con quanto proposto dai valori di riferimento della World Health Organization, perché siamo intorno al 32% per il gruppo 1 più 2 e intorno al 30% per il gruppo 3 più 4 e per il gruppo 5 fondamentalmente la World Health Organization propone che debba essere intorno al 10%, noi siamo sull'11,7%. E analogamente per quanto riguarda i tagli cesari, inferiore al 10% nel gruppo 1, per quanto riguarda il gruppo 2 deve essere inferiore al 25%, inferiore al 3% per il gruppo 3 e inferiore al 15% per il gruppo 4, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza soddisfatti dei nostri dati. Successivamente abbiamo individuato la nostra popolazione di riferimento, per cui escluse tutte le gravide che o avevano fatto un cesareo fuori dal travaglio o che non rispettavano i criteri di inclusione, abbiamo individuato 238 cesari eseguiti in travaglio di parto che rispettavano i criteri di eleggibilità. Anche di questi abbiamo ricreato una mini tabella gruppi di Robson. Ci piace anche sottolineare il concetto che nel gruppo delle pazienti precesarizzate in travaglio spontaneo circa l'80% partorisce, mentre nelle pazienti precesarizzate in travaglio indotto la metà partorisce, la metà fa un cesareo in corso di travaglio indotto. E lo step successivo e andare a vedere l'incidenza in accordo alle varie indicazioni proposte da Robson. Allora, nella nostra popolazione in un periodo di 18 mesi abbiamo circa il 20% di cesari fatti per inefficient uterine action poor response e il 20% di cesari fatti per sproporzione cefalopelvica, seguiti da cesari fatti per ragioni fetali senza l'utilizzo di ossitocina. Il passo successivo e vedere l'incidenza di ogni indicazione al taglio cesareo in accordo ai gruppi di Robson. Pertanto quello che abbiamo visto è che la maggiore quota di cesari fatti per ragioni fetali sono stati fatti nel gruppo delle nullipare in travaglio spontaneo. I cesari fatti per intolleranza fetale all'ossitocina, per overcontracting dell'utero e per poor response sono stati fatti maggiormente nel gruppo delle nullipare a termine in travaglio indotto, cioè nel gruppo 2A. La situazione in cui non potevamo andare avanti con l'ossitocina o comunque non potevamo somministrare ossitocina maggiormente nel gruppo delle precesarizzate in travaglio spontaneo indotto è una situazione di sproporzione cefalopelvica in cui più della metà dei cesari fatti per sproporzione cefalopelvica è nel gruppo delle nullipare in travaglio spontaneo. Questo è un dato preliminare, perché il passaggio successivo, che insomma anche per questioni di tempo non abbiamo posto, è andare a vedere se ci sono dei fattori tra cui caratteristiche materne, caratteristiche neonatali o caratteristiche legate al travaglio, come per dire appunto l'induzione, l'analgesia epidurale, possano essere responsabili di un'indicazione piuttosto di un'altra. Pertanto questa nuova classificazione può essere utilizzata, sempre partendo dal concetto delle 10 Group Classification System, come una nuova visione per le indicazioni ai tagli cesari,
che potrebbe essere usata in un modo standardizzato all'interno dell'unità e per favorire anche il confronto con unità differenti. È sicuramente come punto di partenza per andare a individuare delle strategie finalizzate a modificare o a migliorare o ottimizzare il nostro outcome. Ora, questa era la mia parte e lascio la parola alla mia collega Ferretti. Allora, io in questa seconda parte invece vi presenterò due studi che stiamo portando avanti con la regione Emilia-Romagna che mostrano come la classificazione di Robson può essere applicata anche a delle situazioni particolari e in questo contesto specifico al rapporto tra la partonalgesia e i tagli cesarei effettuati in travaglio e ci possa aiutare aiutarci ad interpretare meglio i dati che abbiamo. Sappiamo tutti che negli ultimi anni tanto si parla di analgesia peridurale, di tagli cesarei in travaglio e ci sono numerosi piccoli studi retrospettivi sull'argomento che hanno dato luogo a risultati contrastanti. Nel 2018 finalmente esce una Cochrane che in realtà è un aggiornamento rispetto alle Cochrane già pubblicate nel 2005 e nel 2011 che analizza 40 trial randomizzati controllati per un totale di circa 11.000 donne e la maggior parte di questi confronta in realtà la partonalgesia con altri metodi analgesici, in particolare con l'utilizzo di oppioidi, e ci sono però 7 trial randomizzati che confrontano invece i travagli in analgesia epidurale rispetto ai travagli in cui sono stati utilizzati placebo oppure nessun trattamento. Per quanto riguarda il dato specifico, quindi l'incidenza di tagli cesarei in travaglio nelle donne in analgesia rispetto alle donne non in analgesia, questi sono i risultati della Cochrane. Nel 2018 conferma, come già era stato affermato nel 2005 e nel 2011, che l'utilizzo della partonalgesia in travaglio non aumenta il numero di tagli cesarei rispetto al campione di donne non in analgesia. Questo ratio di 1.07 è il risultato di un'analisi fatta su 33 studi per un totale di più di 10.000 donne. Se invece andiamo a concentrarci sulla sottoanalisi che confronta i gruppi della partonalgesia rispetto a chi non ha fatto assolutamente nessun tipo di terapia farmacologica per il contenimento del dolore, vediamo che addirittura il risultato sembra essere un effetto protettivo dell'analgesia epidurale nei confronti della incidenza di taglio cesareo in travaglio, con uno ratio di 0.46. Sono solo 5 i trial che la Cochrane ha potuto sfruttare per un totale di poco più di 550 donne. Vi porto i dati della regione Emilia-Romagna. Noi annualmente pubblichiamo un rapporto sui dati del certificato di assistenza al parto, quindi sui dati CEDAP. Questi sono i dati che abbiamo pubblicato nel 2017 relativi all'anno 2016. Già da alcuni anni in realtà in regione si stava ragionando su risultati che ci sembravano in contrasto con quelli della letteratura e soprattutto con quelli della Cochrane, perché dai nostri dati analizzati senza andarci troppo a fondo sembrava che effettivamente in Emilia-Romagna la presenza di analgesia epidurale aumentasse sia il tasso di parto operativo che il tasso di taglio cesareo. Ed effettivamente questa è stata la prima analisi diciamo più strutturata che è stata fatta, pubblicata quindi 2 anni fa, e mostra proprio questo, ossia che escludendo i parti senza travaglio, quindi sia i cesarei elettivi ma anche i cesarei fatti con indicazione elettiva in urgenza, ad esempio la precesarizzata che rifiuta il TOLAC, quindi viene candidata a taglio cesareo iterativo, arriva la notte prima con il sacco rotto sui 3 cm, viene cesarizzata. Questi travagli sono comunque stati esclusi dall'analisi, questi cesarei, perché li abbiamo considerati urgenti sì, ma in realtà avevano già un'indicazione elettiva, quindi non c'è stato un problema nel travaglio per cui li abbiamo dovuti cesarizzare, era già una decisione presa prima. Escludendo questi, comunque la frequenza di taglio cesareo nella nostra regione risulta maggiore nei travagli con epidurale rispetto a quelli senza partonalgesia, e la differenza rimane anche considerando solamente i parti a inizio spontaneo, quindi togliendo anche il bias dell'induzione che, come tutti sappiamo, aumenta l'incidenza di tagli cesarei. Comunque la differenza anche nelle donne che travagliavano spontaneamente rimaneva ed era significativa.
Rispetto agli odds ratio che vedete nella prima colonna, che sono un 2.37 di finire in parto operativo vaginale per le donne in parto analgesia rispetto a quelle senza e di 2.23 di finire in taglio cesareo, è stato fatto un aggiustamento su questi dati, andando appunto ad aggiustare per possibili confondenti, quindi l'età materna, la parità, la cittadinanza, il BMI pregravidico, la scolarità e il peso neonatale, e nonostante tutti gli aggiustamenti fatti si è visto che comunque in Regione Emilia-Romagna il parto operativo e il taglio cesareo sono aumentati nel gruppo di donne che fa la peridurale rispetto a chi non la fa. Vi porto questo studio, che è uno studio di un gruppo sloveno uscito nel 2018, per la prima volta ha pensato di andare ad analizzare il proprio tasso di parto analgesia e di tagli cesarei nel loro campione di donne, suddividendolo secondo la classificazione dei 10 gruppi di Robson. Loro hanno fatto un'analisi dei registri del parto dal 2007 al 2014 per un totale di 200.000 travagli classificati. Vi ho portato le loro percentuali: hanno una bassa percentuale di tagli cesarei perché si fermano al 18%, bassissima di parti operativi perché si fermano al 3%, la morbidità perinatale è in linea con quanto previsto, diciamo, dalle raccomandazioni internazionali, e hanno anche però un basso tasso di analgesia epidurale perché rimangono sotto il 10%. Questi sono i loro dati. Io vi focalizzerei l'attenzione su alcuni, ma in realtà andando ad analizzarli si potrebbe parlare tanto. Il gruppo 1, quindi il gruppo delle nullipare in travaglio spontaneo, risulta avere un maggiore tasso di tagli cesarei nel gruppo delle donne che fanno parto analgesia rispetto a chi non la fa. Il contrario invece, vedete, succede nel gruppo delle pazienti indotte, quindi sia nelle nullipare indotte, che sono le 2A, sia nelle multipare indotte, che sono le 4A, in cui invece la presenza di parto analgesia sembra essere un fattore protettivo nei confronti di incorrere poi in taglio cesareo in travaglio. E questo in realtà succede più o meno anche in tutti gli altri gruppi, volendo andare ad analizzare la tabella. E quindi loro che cosa concludono? Diciamo che danno una prima brillante idea, che poi è stata anche ripresa per i nostri studi in regione, perché fanno capire che la popolazione non è tutta uguale, quindi che se anche in regione il nostro odds ratio sia sul parto operativo che sul taglio cesareo in travaglio nelle donne in epidurale risultava, diciamo, sfavorevole, poteva essere che andando a suddividere la popolazione nelle 10 classi di Robson trovassimo in realtà risultati diversi nelle nullipare rispetto alle pluripare, nelle indotte rispetto alle non indotte. Questo articolo è stato criticato in un editoriale, ma in realtà criticato solamente per la significatività del campione statistico, perché questi autori sostengono che per arrivare a dire che l'analgesia epidurale in Slovenia aumenta del 10% il tasso di parti operativi servivano almeno 400 donne, però appunto l'obiettivo degli autori non era tanto questo, ma appunto andare a sottolineare che a seconda di come venivano incluse le donne nelle classi di Robson, i risultati potevano essere anche opposti tra loro. Quindi questo è il primo studio che io vi presento, i dati sono in corso di elaborazione finale, è uno studio che verrà pubblicato sul rapporto del certificato di assistenza al parto della nostra regione alla fine di questo mese, ed è relativo alle caratteristiche, agli esiti del parto delle donne che hanno travagliato in peridurale nell'ultimo triennio. Abbiamo scelto di occuparci degli ultimi 3 anni proprio perché sono gli anni in cui nella nostra regione l'analgesia peridurale ha preso piede in modo abbastanza sistematico, quindi in tutti i centri ABE, nella maggior parte degli SPOC, viene ormai offerta, previo colloquio chiaramente anestesiologico, a tutte le donne che ne fanno richiesta. Abbiamo scelto quindi di includere tutto il campione delle donne che hanno partorito in Emilia Romagna in questo triennio, abbiamo escluso le morti in utero, i tagli cesarei elettivi e i tagli cesarei in travaglio, ma con un'indicazione elettiva all'intervento, quindi il caso della precesarizzata che arriva a sacco rotto di notte che facevamo prima. E fondamentalmente abbiamo incluso nello studio tutte le donne candidate a parto vaginale che avrebbero potuto richiedere la parto analgesia in travaglio, per un totale di poco meno di 80.000 donne.
Abbiamo fatto tre analisi, quindi un'analisi in tre step. La prima è banalmente abbiamo calcolato la frequenza di esposizione alla partonalgesia suddividendo le donne per condizioni sociodemografiche ostetriche specifiche, quindi ci siamo chiesti se la chiedono di più le donne nullipare o le pluripare, se la chiedono di più le donne precesarizzate rispetto a chi non ha un pregresso cesareo, le italiane rispetto alle straniere e così via. Successivamente, secondo step, abbiamo suddiviso la popolazione secondo la 10 Group Classification System e abbiamo analizzato il tasso di partonalgesia in ciascuno dei gruppi. E come ultima analisi abbiamo fatto una multivariata su ciascuna classe di Robson, andando ad inserire nell'analisi tutte le variabili che il gruppo di Robson in sé non include. Quindi sappiamo che il gruppo di Robson include la parità e include l'induzione o non induzione, il pregresso cesareo piuttosto che la mancanza di interventi pregressi sull'utero, e noi quindi abbiamo aggiunto tutti gli altri possibili fattori confondenti, l'età, la cittadinanza, il titolo di studio, eccetera. Li vedete elencati. Ci tengo a sottolineare che in questa analisi multivariata abbiamo incluso solamente i punti nascita che fanno più di 1500 parti, perché volevamo essere sicuri che la peridurale venisse fatta in modo sistematico, quindi non occasionalmente, e quindi volendo escludere il bias della mancata esperienza sia della partonalgesia in sé sia della gestione del travaglio in partonalgesia. Allora, i risultati, come vi dicevo, sono in via di elaborazione finale, li potrete trovare a questo link dalla fine del mese. A grandi linee vi posso dire che i nostri risultati sono stati confermati, quindi anche nell'analisi sistematica più strutturata che abbiamo fatto su questo triennio, la partonalgesia aumenta il numero di parti operativi e il numero di tagli cesarei nelle donne in travaglio, e soprattutto lo aumenta nelle indotte e nelle nullipare. Le nullipare sono un tasto dolente, nel senso che sappiamo bene che bisogna lavorare sul primo parto, perché questo condiziona poi gli esiti di tutte le gravidanze successive, e motivo per cui nel secondo studio, che tra poco vi presento, abbiamo deciso di concentrarci soprattutto sui travagli spontanei e soprattutto sulle nullipare. Chiaramente il limite di questa analisi, che è un'analisi population based, che ha utilizzato un flusso di dati già raccolto, noi penso succeda anche da voi, ma nella nostra regione i dati nel CEDAP vengono inseriti al momento del parto, direttamente in sala parto, quindi chiaramente sono dati retrospettivi già raccolti che non sono scevri da errori di inserimento. Le ipotesi che noi ci siamo fatti su questi dati sono fondamentalmente due. La prima, la percentuale di partonalgesia è ancora bassa rispetto a molti paesi del centro e del nord Europa. Noi abbiamo un tasso di peridurali del 22%, che più o meno è stabile negli ultimi anni. Parliamo della Francia, ad esempio, supera l'80% di peridurali, oppure l'Irlanda, oppure l'UK, oppure la Svezia, sono intorno al 40-45%. Quindi ci siamo detti, forse c'è un bias di selezione del campione di donne che viene sottoposto a partonalgesia, sia da parte della donna stessa, che se sa che è un primo figlio, che deve andare incontro ad induzione, un bambino stimato grande, richiederà la partonalgesia più frequentemente rispetto a che non una donna che arriva in travaglio sugli 8 in sala parto e che alla partonalgesia forse neanche ci pensa, perché tutto sta andando bene, nel giro di un paio d'ore potrebbe aver partorito, sia da parte del medico, che trovandosi davanti ad un travaglio distocico, ad uno cipito posteriore persistente o ad un sospetto macrosoma, è più portato probabilmente a proporre alla donna la partonalgesia sia come fattore correttivo possibile, ma anche perché se dovesse poi esitare in taglio cesareo avrebbe già perlomeno l'analgesia fatta. La seconda ipotesi che abbiamo fatto è che la modalità di assistenza al travaglio delle donne in partonalgesia non è ancora differente da quella delle donne che invece travagliano senza contenimento farmacologico del dolore, e questo ci limiti effettivamente nell'assistenza. Intanto perché se andiamo a guardare le diverse linee guida, a parte le linee guida proposte dall'American College nel 2014, non sono previsti tempi maggiori per la fase di latenza o per il periodo espulsivo a
seconda che ci sia o non ci sia la partenogenesia. E quindi potrebbe essere semplicemente che noi non diamo abbastanza tempo, cesarizziamo perché facciamo degli espulsivi troppo corti rispetto a quanto la donna in analgesia peridurale avrebbe bisogno. Sappiamo che la partenogenesia allunga la durata del secondo stadio, quindi potrebbe essere che un errore di gestione sia questo. E poi l'assistenza ostetrica. Noi abbiamo fatto una riflessione sulla nostra sala parto, ci troviamo a volte in condizioni in cui ci sono 5 travagli attivi e 4 ostetriche, quindi non c'è la possibilità di fare l'assistenza one to one, e chiaramente le ostetriche, ma anche il medico stesso, è portato a privilegiare l'assistenza one to one nelle donne che non hanno la partenogenesia, che hanno bisogno di un supporto minuto per minuto per il contenimento del dolore, e la donna in analgesia epidurale viene, non dico abbandonata, ma comunque sappiamo che comunque riesce il suo travaglio va avanti comunque, e invece forse il problema potrebbe essere quello, ossia non viene stimolata al movimento, non viene stimolata a basculare il bacino, non viene stimolata ad andare in doccia, chiaramente in condizioni particolari come quella che dicevamo prima di overbooking, ecco, però potrebbe essere che un problema sia questo. Concludo presentandovi quindi il secondo studio che abbiamo in corso con la regione. Qui i dati sono ancora proprio in fase di raccolta, visto che ci dicevamo il primo studio potrebbe avere un bias di errori nella raccolta dati, perché i dati sono già raccolti, noi abbiamo analizzato dati già presenti negli archivi CEDAP, in questo caso abbiamo deciso di fare uno studio prevalentemente prospettico, è stato nominato anche come retrospettivo perché analizza l'anno 2019 e l'abbiamo promosso in primavera, quindi i primi mesi in realtà vedono una raccolta retrospettiva osservazionale multicentrico che analizza appunto la correlazione della peridurale con i cesarei effettuati in travaglio. Anche questo è uno studio multicentrico osservazionale coinvolgente i punti nascita della regione che fanno più di 1500 parti. Abbiamo deciso di osservare l'anno in corso e come prima dicevamo di studiare tutte le pazienti appartenenti alla classe 1 e alla classe 3 di Robson con travaglio esitato in taglio cesareo urgente. Abbiamo scelto di analizzare questi due gruppi perché sono i gruppi teoricamente più fisiologici possibili, in cui rientrano tutte le donne a basso rischio e anche qualche patologia della gravidanza, ma che comunque si mette in travaglio spontaneamente, quindi i gruppi in cui ci aspetteremmo di avere il tasso di cesarei minore in assoluto. Queste sono le informazioni che raccogliamo, vi segnalo tra questi la presenza o meno di augmentation, il dosaggio massimo di ossitocina a cui si arriva, la posizione dell'occipite in travaglio per quanto riguarda il contenimento del dolore, la dilatazione a cui è stata eseguita la partenogenesia e i farmaci e i dosaggi utilizzati per il primo volo, per andare a capire se questi possono essere dei fattori che poi condizionano l'esito del travaglio, e nelle caratteristiche legate al taglio cesareo la presenza di complicanze, perché tutti sappiamo che un taglio cesareo urgente non è scevro da complicanze e anche queste vanno messe in conto nella decisione o meno di effettuare un taglio cesareo. E qui ritorna il nostro Robson ed è per questo che vi ho presentato questo studio, perché abbiamo deciso di categorizzare i tagli cesarei in travaglio secondo la classificazione di Robson che prima ha presentato la mia collega. E io mi sto occupando di andare a raccogliere i dati nei vari punti nascita, nei 10 punti nascita della regione, e effettivamente posso confermare che è una classificazione che si può adattare a tutti i punti nascita, perché al di là del protocollo, sicuramente il nostro protocollo per la distocia del travaglio diverso rispetto al protocollo che possono utilizzare a Rimini o a Piacenza, però comunque riesco a categorizzare le indicazioni al cesareo tutte all'interno di queste sottocategorie. E lo scopo dello studio, come abbiamo già detto, è ricercare una possibile spiegazione al come mai i tagli cesarei aumentano nelle donne che fanno partenogenesia nella nostra regione. Già sappiamo che aumentano, l'abbiamo confermato, il passo successivo è cercare di applicare questa classificazione per vedere come mai, se riusciamo a trovarci una risposta. E noi abbiamo finito, vi ringraziamo per l'attenzione.